Falsa partenza per il processo Coingas, tutto rinviato al 30 di novembre. In tutto 11 gli imputati, tra cui l'attuale sindaco Alessandro Ghinelli e il presidente di Estra Francesco Macrì, che questa mattina non si sono presentati in aula. Al contrario di Mara Caccioli, ex dipendente Coingas, Pier Ettore Olivetti Rason, l'avvocato fiorentino, che sarebbe stato destinatario delle cosiddette consulenze d'oro per circa 400.000 euro, e il presidente di Coingas, Franco Scortecci. Assenti gli altri imputati, l'attuale assessore al bilancio del comune di Arezzo, Alberto Merelli, Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, Luca Amendola, ex presidente di Multiservizi, il consigliere comunale Roberto Breda Bardelli, Marco Cocci, commercialista, Stefano Pasquini, legale del comune. I difensori degli imputati per l'accusa di favoreggiamento hanno depositato una memoria comune, chiedendo di escludere la costituzione di parte civile dei comuni, in tutto 19, soci di Coingas. Il procuratore capo Roberto Rossi, che rappresenta l'accusa, ha chiesto il rigetto dell'eccezione. Il giudice si è quindi riservato rispetto a questa richiesta, rinviando l'udienza al 30 novembre prossimo. Ma niente, è stato solo fatto eccezione nuovamente sulle costituzioni di parti civili, quindi il Tribunale ha rinviato per decidere al 30 novembre su queste prime eccezioni e le altre che verranno formulate alla prossima udienza. È stata riproposta l'udienza preliminare, ma è riproponibile giustamente, quindi fanno bene i difensori degli imputati a riproporre la stessa eccezione, perché il collegio ha tutto il diritto di rivalutare eventualmente o di confermare le decisioni che il giudice dell'udienza preliminare aveva preso su questo punto.